Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Uisona Bar Calcio. Oggi, attenzione, facciamo un recap di mercato del Bologna. Ebbene sì, perché è stata una settimana veramente concitata, eccitante per noi tifosi rossoblù. Sono usciti tanti nomi, tutti questi nomi qui all'Uisona Bar Calcio sono stati detti, ci vantiamo di avere detto ogni singolo nome di ogni singolo giornalista che ha digitato e ha scritto sopra il proprio quotidiano. Sia che sia reale, sia che non sia reale, Uisona Bar Calcio vi rendi conto di tutto ciò che succede attorno al pianeta rossoblù. Tu dimmi come facevi a vivere prima di tale esistenza. Pertanto non fare l'egoista, mio caro avventore Beone. Fai in modo che anche i tuoi amici di Fede Rossoblù possano cicchettare insieme a noi. Quindi condividi il canale se non l'hai già fatto, iscriviti. Bene, allora facciamo questo recap di mercato. Situazioni acquisti già certi. Iniziamo da coloro. De Silvestri non ha ancora firmato ufficialmente il contratto col Bologna, ma è solamente burocrazia. Ci sono stati dei slittamenti burocratici che hanno rimandato la firma, ma tanto per dirvi, De Silvestri si sta già allenando con il Bologna. Quindi è già praticamente, anche se nero su bianco non è stato ancora formalizzato, ma lo sarà, se non nella giornata di oggi, sicuramente entro lunedì. Mi sbilancio, voglio sbilanciarmi. De Silvestri è già un giocatore al 101% del Bologna. Poi situazione Ichki, che forse si dice Ikei, non lo so, ma qui all'Uisona Bar Calcio ci piace dire Ichki, perché sembra quel singulto che ti viene quando hai cicchettato troppo, no? Che fai Ichki, 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 Continueremo a chiamarlo Ichki, anche se ufficialmente verrà fuori che si chiama Ike. Pazienza, il nostro SpongeBob, quindi stavo dicendo, il nostro SpongeBob non ha ancora firmato per il Bologna, ma non vi infartate, non vi fate prendere dal panico. Il giocatore è già, come vi ho detto ieri, sbarcato al porto qui a Bologna. Ebbene sì, avete sentito bene, è sbarcato al porto qui a Bologna, quindi è già in città, forse addirittura, non so se da oggi, ma sicuramente da domani si incomincerà ad allenare con il Bologna. Il giocatore ha anche rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Bologna, pertanto la firma anche qua arriverà nel giro stretto di poche ore. Il giocatore ha detto che è felice di aver sposato il progetto dei rossoblù del Bologna Football Club, e l'ha fatto perché gli è sembrato essere la soluzione migliore per lui. Ha detto che aveva già visitato in precedenza tutto il centro sportivo del Bologna e che gli aveva fatto un'ottima impressione e gli aveva messo dentro quel clima di familiarità che a lui tanto ha coccolato in questo tempo e per cui ha accettato di venire a giocare per i nostri colori. Ha detto che gli è stato detto che giocherà e si allenerà per la prima squadra, ma lui è talmente umile che ha detto, visto la mia giovane età, sono anche comunque nell'ottica di giocare per la primavera. Quindi è veramente umile il ragazzo. E confermiamo quanto di buono finora Uisona Bar Calcio ha detto su di lui. Secondo noi questo qui sarà veramente un acquisto top. Bene, poi capitoli invece, c'è ancora il capitolo entrate, perché nella giornata di ieri fulmine a ciel sereno, che ha squarciato il cielo di Bologna, è arrivata la notizia che Vergani, l'attaccante dell'Inter che gioca nella primavera dell'Inter, sarebbe vicinissimo al Bologna Calcio. Allora, io fino a 2 minuti fa, prima di
cliccare all'inizio di questo video, ho cercato i miei cari avventori ovunque, ve lo assicuro, ho cercato ovunque, ho fatto persino la chiamata, ho chiamato, ho disturbato il nostro Di Marzio, il nostro avventore, perché ti ricordo che anche Gian, che poi si chiama Gianluca, ragazzi, lo vado a chiamare Gianni, non mi dite niente, che figura di palta che mi fate fare, l'ho chiamato Gianni per giorni, lui non mi dice niente perché è talmente mio amico che non si azzarda, no, a dirmi, guarda che io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Gianluca, vabbè. Il nostro Gianluca Di Marzio, poveretto, ieri sera ha cicchettato troppo, ci è andato, ha mischiato brandy, cognac e vodka e non è riuscito a rispondere a Luigiona, ma ci si aspetta che entro la sera Gianluca Di Marzio contatti Luigiona. Perché? Perché non c'è ancora un minimo straccio di come Vergani, in quale formula Vergani sia passato dall'Inter al Bologna. Pare che nessuno lo sappia. In poche parole, pare che nessuno lo sappia. Mi sbilancio? Luigiana! Ti devi sbilanciare tu! Aspettate. Ora posso sbilanciarmi. Secondo me... Allora... No, in realtà non lo so, però secondo me ho letto che in realtà i siti parlano di acquisto. Non so, quando si parla di acquisto a casa mia, no, in questa stanza maleodorante, vuol dire che il giocatore è passato con tutti i crismi da una società all'altra, quindi non dovrebbe essere un prestito, non dovrebbe essere un prestito. Però non so per quale motivo, secondo me lo è. Però non lo so, il mio istinto mi dice che è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell'Inter, secondo me. Le cifre, sinceramente, è un po' azzardato dirle, ragionandoci, secondo me, intorno ai 7 milioni, secondo me, potrebbe essere il riscatto, per il semplice motivo che se il giocatore dovesse fare bene quest'anno a Bologna, io non penso che l'Inter abbia rischiato mettendo un riscatto troppo basso. Ad abbassare la cifra eventualmente c'è sempre tempo, ad alzarla no. Per cui io penso che sia sui 7 milioni il riscatto e magari il controriscatto per il doppio. Però non lo so, potrebbe anche essere cifre minori, così come potrebbe anche essere che il giocatore passato ufficialmente all'Inter, e se così fosse io penso che il Bologna possa pagarli in maniera dilazionata e in tutto essere un affare da 3-4 milioni. Però stiamo a vedere, ancora non si sa niente sulle cifre. Bene, capitolo Supriaga. Supriaga è il primo e vero obiettivo del Bologna Football Club. Su questo non ci piove. Il Bologna, laddove si possa essere, diciamo, ottimisti per la riuscita di questa trattativa, cercherà in tutti i modi di portarla a termine. Qualora non dovesse andare in porto, no? Non dovesse Supriaga sbarcare al noto porto di Bologna, allora si virerebbe notizia, questa rimbalzata come una palla antistress che la lanci in ogni dove, è rimbalzata la notizia che il Bologna proverà a prendere Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina. Io penso che se Vlahovic dovrà essere, purtroppo sarà solamente un prestito. Non so neanche se ci sarà la possibilità di riscattarlo, perché se la Fiorentina si dovesse privare di Vlahovic, allora vorrebbe dire che sta messa veramente male come società e come idee. Speriamo che sia così, potrebbe anche essere che sia così, perché mi è parso di capire chi ha commisso piaccia molto Caracas. E qui mi taccio e non aggiungo altro. Bene, quindi questo detto, capitolo Lianco. A quanto pare il mio appello a Bigon, Sabatini, Mihajlovic, Di Vaio, Fenucci e Saputo
deve ancora attecchire, hanno visto e rivisto i video, stanno vagliando Andrea Cistana come alternativa al Bianco. Notizia in anteprima che vi dà inattendibile, fatemi dire, notizia inattendibile in anteprima che vi dà illusione a Barcalcio, ma pare appunto che Ianco sia per il difensore, per la casella difesa centrale, o lui o nessuno, pare. Però stanno vagliando, quindi non è detto. El Shaarawy, finiamo con El Shaarawy. El Shaarawy, proprio nota di ieri, la sua società è lo Shanghai Shenhua, che è la pronuncia perfetta per il bolognese. Shenhua, se qui non si tifasse Bologna, si tiferebbe per il Shanghai Shenhua. Allora, il Shanghai Shenhua avrebbe detto che è disposto ad aprire al prestito per El Shaarawy, per il semplice motivo che il giocatore andando in nazionale e poi ritornando in Cina dovrebbe osservare 2 mesi di quarantena. E 2 mesi, mamma mia, come sono messo! 2 settimane di quarantena. Pertanto, col fatto che c'è la nazionale ad ottobre, a novembre, che il campionato di cinese tra poco finisce, allora ecco perché apre al prestito. Quindi, vediamo se ci sarà anche questa occasione, che a questo punto potrebbe essere veramente low cost. Certo, bisognerebbe vedere in che termini, perché prendere un giocatore per qualche mese per poi rimandarlo là avrebbe sinceramente molto poco senso. Rimaniamo fiduciosi. Mi raccomando, mio caro avventore, tutto quello che ci siamo detti, fallo insieme a metti un mi piacino e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.